ci siamo! La mappa, dov'è? Dov'è? Cavolo! Lavato da quando è stato preso. Non osi immaginare lo schifo che c'è in questo tappeto. Ogni volta che entriamo ci laviamo i piedi qui. Saranno acari, batteri, polvere. Beh, comunque inizia una nuova avventura, un nuovo giorno per raccontarvi la nostra folle vita. E oggi siamo nel nostro laboratorio. Il laboratorio delle droghe. Vi ricordate quando abbiamo fatto il video facciamo lo slime con gli ingredienti a sorpresa? Quando il video è finito avevamo tantissima fretta, siamo scappati, non abbiamo avuto tempo di sistemare il tutto. Così oggi eravamo curiosi di vedere cosa fosse accaduto a quello slime ed eccoci qui a scoprirlo insieme. Oh mamma mia, ma che è sto schifo? Allora, togliamo prima di tutto questo. È diventato solido, si è formata la vita, Sofì. È una crepe di slime. Sembra veramente una crepe. Ma com'è possibile? Quindi questo è ciò che succede se lasci lo slime così all'aria aperta per settimane. Vediamo se si riesce a modellare. No, stanno cadendo tutte le palline. Ma avvicinate. E così è diventato un foglio. Si può strappare? Sì, questo era il mio, ma vediamo il tuo, che non aveva colla. Sì, infatti il mio era soltanto, diciamo, bicarbonato. No, si sgretola tutto. Guarda qua. È come se fosse tipo un muro di gesso. Wow. Quindi oggi è tempo di pulizie qui al nostro laboratorio. Oh cavolo, c'era questo foglio che forse con lo slime si è appiccicato sul tavolo. No! No! Ma si è rovinato per sempre. Anche le forbici mi sa che hanno fatto una brutta fine. Questa è la dimostrazione che non appena finite di giocare con lo slime o di fare qualunque tipo di creazione dovete subito pulire e sistemare, perché altrimenti vi ritroverete con questo schifo tutto appiccicaticcio. Mentre la nostra calcio qui pulisce, io colgo l'occasione per ringraziare davvero dal più profondo del nostro cuore tutte voi trote che vi siete abbonati al canale e siete entrati a far parte del Team Trote Elite, la squadra che sconfiggerà il Signor S. Presto faremo una live dove cominceremo a studiare un piano contro il Signor S. Quindi se ancora non l'avete fatto, abbonatevi al canale adesso cliccando il tasto abbonati accanto al tasto iscriviti e aiuta e supporta le trote per diventare la squadra più grande madre di YouTube. Sono rimasti pure i guanti della sfida. Dei guanti che non sono stati aperti. Ma lì dentro si sarà formata la vita. Oddio, che schifo, guarda. Che schifo, c'è una moschietta. La vedete tutti? No, si è formata veramente la vita, allora. Io non ho il coraggio. Vai, apri, apri. Cosa conterrà questo guanto? Cos'è? Non lo so, ma che cavolo è la cosa blu? Forse è colla blu. Non ricordo, non avevamo messo niente di blu. Non lo so, è diventato blu. Poi abbiamo questo che è attivatore, ovvero liquido per lentine. Sì. E poi questo, non ricordo cosa sia. Aspetta. La colla che si è solidificata. Fa fatica a uscire. Ma che strano, la colla è diventata solida, tipo silicone. Tutto ciò fa abbastanza schifo, sembra mucco. Che schifo, lui, dovevi proprio dirlo. Scusate, ma a sto punto mettiamo un po' di bicarbonato e creiamo uno slime super strano blu. E sarà ufficialmente lo slime più disgustoso di sempre. Ma sai che io ho i miei dubbi, secondo me invece sarà molto bello. No, aiuto, no, si sta appiccicando tutto. Sembra dentifricio. Ma infatti secondo me questo coso blu era dentifricio. No, si è appiccicato tutto, che schifo. Ok, è ufficiale, è lo slime peggiore che io abbia mai visto. Scheletri, vorresti provarlo? No, che vuoi fare, che vuoi fare? So, non rovinare Scheletri. Scheletri è mio migliore amico. No, no, Scheletri. Wow, Scheletri, che bella capigliatura che hai. No, Scheletri, che ti hanno fatto? Aspetta, possiamo anche fare gli occhi azzurri. Oh, no, 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 non rovinarmi, Scheletri. Lo sta rovinando. Smettila, smettila. Ciao, ho degli occhi blu zaffiro. Vabbè, buttiamolo. Vai, notizia. Vai, 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 vai. Oh mio Dio.
lì dentro. Aspetta, aspetta, che schifo. No, no, non puoi. Voi non lo sapete, ma praticamente in questo secchio noi buttiamo sempre tutti gli slime che vanno a male. Per esempio quando facciamo le mega palle di slime o le challenge di slime, poi tutto va a finire lì. E qui ci saranno slime di circa, non so, un anno. No, mamma mia, non potete capire che puzza. Ma ci saranno dei vermi. Può essere. Mamma mia, cavolo, ma è disgustoso. Oh, guardate che schifo. Che si fa? Io mi sto odorando i capelli, è una mia tecnica, quando sento cattivo odore mi odoro i capelli che fanno sempre profumo. Lui non puoi continuare a fissarlo. Allora, step 1, mettiamo un tappo a sto coso. Ok, e adesso? Adesso lo buttiamo così per com'è. Non si respira, cavolo, andiamo via, andiamo via. Abbiamo un piccolo problema. È arrivata la pioggia qui in Sicilia. Ed è terribile perché di solito la pioggia arriva con molto ritardo qui. Non lo so, verso dicembre, gennaio. Non adesso che siamo ancora a ottobre. Tra l'altro sta piovendo davvero fortissimo. E Carciof, vi è venuta in mente una cosa? Cosa? Ti sfido. Cosa vuoi? Scendi dalla macchina e balla la danza della pioggia. Non puoi rifiutare, non ti puoi tirare indietro. Lo sto facendo, lo sto facendo. La danza della pioggia. Ma adesso ti sfido io. No, no, non puoi controsfidarmi. Sì, invece. L'ho inventato io questo gioco, le regole le faccio io. Ma da contratto non c'era scritto. Lui, tu me la pagherai per tutto quello che mi fai ogni giorno. Che ti faccio io ogni giorno? Io non ti faccio proprio niente. Io sono bravo e buono. No. Oh yes, ma come piove! Siamo qui da mia nonna per incontrare la nostra piccola Kira. Ci siamo ripromessi che d'ora in poi la vedremo molto più spesso. Kira! Cuccioletta, perché a lei piace tantissimo essere ripresa. A lei piace vloggare e quindi noi la accontenteremo. Gattino! Dolcezza! Secondo voi, se la facessimo rivedere con Ray, cosa succederebbe? Mi sa che dobbiamo riprovarci. Si odierebbero infiniti. Sofì? Cos'è? Cos'è questo foglietto? È un foglietto arrotolato. Non è la solita lettera del signoresse. Magari l'ha messo tua nonna lì. Lui, zitto. C'è scritto, guardate la mappa. La mappa? Lui la mappa, ma certo! La cartina geografica che si trova a casa tua. Oh cavolo, allora dobbiamo correre da me. Kira, chi ti ha messo questo foglietto? Parla! Dovremmo mettere una telecamera in questi cani. Vabbè, lo faremo dopo, andiamo. Ci siamo, ci siamo. La mappa, dov'è? Dov'è? Cavolo, devo toccare niente, aspetta. Mamma mia. Potrebbe essere una trappola. Ma che trappola, lui? È chiaro, tutto quello che ha detto è vero. C'è una puntina qui, ho preso i fogli. Aspetta, prima di tutto vediamo dov'è la puntina. È sulla Romania. È abbastanza lontano dall'Italia. Cavolo, noi siamo qui, è qui. È super distante. Mamma mia, comunque, leggiamo. Boss 1. Oh cavolo. Il mio primo scagnozzo del team dei malvagianti si trova in Transilvania ed è sua altezza il conte Dracula. Prozio del cugino di mio nonno? Dalla parte di mamma? Non lo so. Come fa a essere parente del conte Dracula? Avete presente chi è? Fa paura solo nominarlo. Metà umano, metà vampiro, da lui ereditato i canini molto puntiti e la sua sete di vendetta. Grazie cavolo, è un vampiro, avrà dei canini lunghissimi per succhiare il sangue, le povere vittime. Presto, molto presto, avrete mie e sue notizie. Firmato, signoresse. Ok, quindi il suo piano adesso si va facendo sempre più chiaro. I suoi alleati, quelli del suo team, io credevo fossero dei nessuno come lui. Invece no, sono proprio i cattivi del mondo, il conte Dracula. Lui, questo è pazzo. È pazzo, ma non ci sono altre spiegazioni, signoresse, ma che cavolo sei? Comunque, dobbiamo prendere sempre il positivo da ogni storia. Grazie a questa lettera abbiamo avuto dei dettagli sul suo aspetto fisico. Non so se avete notato, ma ci ha confessato che da lui ha ereditato i canini. Sì, ok, ma io sono uno youtuber, ho aperto un canale YouTube per realizzare video, per fare lo youtuber, non per combattere il conte Dracula. Cavolo. Che poi ancora non abbiamo idea di cosa voglia da noi. Cioè, semplicemente ci ha detto che c'è
questo cattivo in Transilvania. E quindi noi che dobbiamo fare? Che ci interessa a noi di questo cattivo? Ma statevi... Aiuto. Ma comunque Tindrate, l'avventura di oggi si può concludere qui, perché è davvero stata super più che pazza. E noi ci vediamo domani con la mia avventura, perché ogni giorno è insieme me contro te. Ciao. Clicca qui per iscriverti ed entrare a far parte del Team Trote, la squadra più forte e grande di YouTube. E poi clicca qui per vedere il vlog di ieri, perché ogni giorno è una nuova avventura. A domani!